Oggi pomeriggio ho il grande piacere di intervistare Vittoria Febbi, attrice, doppiatrice e direttrice del doppiaggio. Ho concluso nel prologo del libro Le voci del tempo perduto dicendo che la voce di Lidia Simoneschi è stata il mio primo amore. Qualche anno dopo, la tua voce, Vittoria, ha alimentato la mia passione per il cinema e per alcune sue attrici straordinarie come Liv Ullmann. Quindi ti chiederei un ricordo dal punto di vista umano e artistico di Lidia Simoneschi. Ah sì, molto volentieri, veramente di cuore. Intanto va bene, non lo devo dire io, ma insomma è veramente una delle più grandi doppiatrici del passato, una voce particolarissima, meravigliosa, basta pensare appunto a Vivian di Via Golvento, soprattutto Ingrid Bergman, che veramente, insomma, ogni volta che si vede Ingrid Bergman doppiata da Lidia Simoneschi non si può ascoltare con nessun'altra voce, proprio le dava veramente quella magia che la voce appunto deve dare, e lei gliela dava. Una persona squisita, tra l'altro, oltre che grande veramente come attrice. E quindi mi fa molto piacere ricordarla. Io d'altronde sono anche cresciuta con lei e lei mi ha insegnato tanto, 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 tanto. Poi solare, era veramente una persona solare, sempre sorridente, di una educazione, veramente squisita come persona, lo ricordo con molto affetto e molta riconoscenza, che se oggi ho ottenuto qualche risultato con la mia professione, lo devo anche a lei. Tu hai iniziato da bambina il tuo percorso in seno alla CDC. Sì, ho iniziato alla CDC e insomma ci sono stata per moltissimi anni, insomma quasi tutta la vita si può dire, quindi il mio percorso, naturalmente prima avevo fatto teatro, cinema da ragazza, da giovanissima, e poi alla radio, a Biasiago, ho interpretato alla radio dei testi insieme a dei grandissimi attori, Tino Carraro, Roldano Lupi, Baldolà, insomma tantissimi, ed ero bambina. E tra l'altro c'era Corrado Pani, che è stato un mio collega per tanto tempo, bravissimo anche lui. E poi sono passata alla CDC. E tra l'altro lì ho incontrato anche quello che sarebbe stato il mio futuro marito, l'avvocato Ennio Nobili, che poi ha dato un grande spessore poi alla CDC, ha contribuito molto perché anche lui con entusiasmo, insomma, si è dedicato a questa nostra professione che, fatta bene, insomma, è una bella professione. Una domanda non vuole essere provocatoria, ma suscitava delle rivalità la Simoneschi La rivalità intendi dire rispetto alle altre alle sue, ovviamente alle attrici? sue coetanee di allora. Certo. Ecco, questo io, essendo appunto bambina, sì, poi certo, poi sono cresciuta, ma già caratterialmente non sono un tipo che mi accorgo di alcune cose, diciamo, per cui non te lo saprei dire, ma rivalità onestamente io non me le ricordo proprio così. Insomma, così smaccate da poter dire, ah beh sì, mi ricordo, no, questo non lo dico sinceramente, sennò, insomma non ci sarebbe niente di male. Succede anche nella nostra professione che magari ci potrebbero essere, insomma, però non, di lei non so dire proprio nulla, veramente. Non mi Anche sembra però. rispetto a voi ragazze che siete cresciute, mi riferisco a te, a Rita Savagnone e a Sì. Maria Pia Di Meo, Sì. avvertiva un
una certa forma di disagio che una di voi avrebbe, l'avrebbe sostituita? No, disagio? Da parte di Lidia Simoneschi? Sì. No, 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 non credo assolutamente, per carità, no, no, no. Non era proprio il tipo, te l'ho detto, veramente una persona mite, serena, non ho mai assolutamente pensato a questa cosa, non la penso. Al di là della sala di doppiaggio, hai avuto modo di incontrarla? Cioè fuori... Fuori dal lavoro? No, onestamente no, fuori dal lavoro, stavamo sempre in sala, che poi quello è anche il nostro lavoro, siamo sempre nelle sale, per cui poi noi non solo, ma quando eravamo appunto bambini, eravamo in sala ad assistere questi grandi, è lì che abbiamo imparato, e quindi poi fuori insomma c'era anche un'età insomma abbastanza lontana tra noi e loro, quindi stiamo parlando di... dei grandi appunto coetanei anche di lei, di Lidia, e no, fuori insomma non ho avuto modo di incontrarla mai, no. Che atmosfera si respirava durante il lavoro? Mi risulta che l'ambiente del doppiaggio in quel periodo era un ambiente leggermente maschilista. Questo penso proprio di sì, anche perché i tempi erano quelli, quindi non era solo nel doppiaggio, immagino, no? E lì, abbastanza, sì, c'erano insomma dei signori doppiatori abbastanza maschilisti, sì, questo me lo ricordo, e quindi lo saranno stati senz'altro anche nei suoi confronti, non lo so, però insomma, comunque io so che è stata sempre stimata moltissimo, comunque. Adesso non so... personalmente non è che mi abbia mai detto nulla di particolare, ma lo vedevo insomma, no? È chiaro che il potere ce l'avevano i maschi, sicuramente. Senti, ha faticato a diventare direttrice di doppiaggio? Guarda, dunque, ti dico, lei era veramente ben voluta, non è che adesso io stia dicendo delle cose soltanto per dire solo bene, ma veramente io, almeno per i miei ricordi, per quello che posso dire io, per il periodo di vita che ho vissuto con lei, e secondo me non credo che abbia lottato poi molto, perché credo che sia stata poi, anzi, guarda, adesso che ci penso, forse l'unica che è arrivata a fare la direzione, perché non mi ricordo che altre sue coetanee, effettivamente no, Lidia Simoneschi è stata, sì, senz'altro l'unica. Adesso non so se poi abbia lottato, ma così, che io ricordi, no, secondo me no, perché appunto hanno fatto lei, ma penso che lo abbiano fatto proprio spontaneamente, perché era veramente, anche come persona, umanamente, oltre che, perché anche quello è importante, no? Anche perché appunto, avendo il potere in mano, gli uomini hanno pensato bene di darlo a una persona sicuramente esigente, rigorosa, per carità, professionalmente ineccepibile, ma insomma che nello stesso tempo, insomma, fosse anche umanamente abbastanza trattabile, e lei lo era sicuramente. Io la ricordo per la sua grande umanità, ripeto, oltre che per la sua professionalità. Senti, ti ricordi nel 1963, sì, quando fu allontanato dalla CDC Nicola Fausto Neroni? Ti ricordi questo particolare? No. No, questo proprio non. Ed è stata l'occasione che ha permesso a Lidia Simoneschi di diventare direttrice. Ah, ecco, vedi tu, naturalmente sai più di me, perché conoscendo tutta la storia del doppiaggio meglio di me, io questo non lo sapevo, no? E allora ci spostiamo a 2 anni dopo, sì, quando allontanarono, sì, Emilio Cigoli. Ecco, quello me lo ricordo. Allontanarono, adesso non so se si è allontanato, allontanarono anche lì, non sapevo bene, non è che ci facessero entrare, poi capirai, noi ancora più giovani eccetera, donne, insomma non è che ci mettevano proprio a parte di tutto quello che fa, però ricordo il fatto, lo ricordo, infatti poi andò via Emilio Cigoli, me lo ricordo benissimo,
Non so se poi ebbe sicuramente sarà stato così, avrà avuto dei dissidi, ma non ti so dire neanche su questo. Ma questo forse fa parte anche un po' del mio carattere, che insomma, forse sono poco curiosa, non so, non ho idea. Però è chiaro che il fatto me lo ricordo, non c'era più da noi, Emilio Cigoli, una delle più belle voci, anche lui è bella. Senti, vorrei ricordare la figura di tuo marito, perché mi sembra doveroso poi. Sì, grazie. E infatti, dunque, proprio tu dicevi 2 anni dopo, quindi nel 65, poco fa, mi è venuto subito in mente che proprio nel 65 ci sposammo. E lui, dunque, cominciò da ragazzo, ancora stava studiando legge, entrò subito in amministrazione, allora c'erano altre persone, cioè io ero sempre lì che facevo appunto il mio lavoro di doppiaggio e lo conoscevo appena, mi accompagnava ancora mia mamma, eccetera, lui già c'era. Poi dopo appunto a un certo punto si divise, ecco, a quel punto lì sì, ci fu una divisione CDC, se tu mi aiuti a ricordare, CVD. ecco CVD, infatti CVD. Che formarono la CVD, alcuni che erano soci sempre da noi, dalla CDC, e lui passò come amministratore delegato, che nel frattempo chiaramente era avvocato, cioè era diventato più grande insomma, rispetto a quando aveva iniziato, e devo dire che ancora lo ricordano tutti. Adesso sembra detto da me di parte, però è vero, insomma, veramente è stato un grande perché si è dedicato completamente proprio a questo lavoro con entusiasmo e anche lui aveva molta umanità, nello stesso tempo certamente era l'amministratore, quindi era anche rigoroso in quello che doveva fare, quindi insomma è stato anche lui nel suo campo una persona importante. Per tornare a Lidia Simoneschi, Sì. ti ricordi gli ultimi lavori che hai avuto modo di fare con lei, magari lei direttrice, e poi anche l'ultimo periodo della vita della Sì. Simoneschi? Quello sì, come direttrice io sì, ho lavorato anche con lei come direttrice. Non so se poi quanti anni siano passati, perché effettivamente, insomma, comunque il fatto di essere direttrice è arrivato abbastanza in là nel tempo, no? Quindi non ti so dire poi in che anno, questo lo saprai meglio tu sempre che hai i dati più di me. Però mi ricordo purtroppo, sì, gli ultimi anni li ricordo con molta tristezza, perché le ero, come ti dicevo, molto affezionata e insomma, mi fa male anche ricordarlo perché poi quando l'ho vista purtroppo non stava bene e sono andata a trovarla dove stava. Insomma, non era proprio un posto adatto a una persona come lei, devo dire. Sono rimasta malissimo. E ricordo, ecco, questo ricordo, che andai a trovarla. E nello stesso tempo, appunto, mio marito aveva lasciato, insomma, si era adoperato in questo senso di fare un regalo per Lidia Simoneschi e mandarglielo naturalmente lì dov'era. Tutti noi della CDC, naturalmente, lui l'aveva detto a tutti noi, perché comunque io pure ero una socia della CDC come gli altri, non è che perché fosse sua moglie la stessa cosa, tutti quanti, insomma, dovevamo, e noi l'abbiamo fatto molto volentieri e tutti quanti insieme gli abbiamo fatto un regalo, un televisore, se ricordo bene, anzi lo ricordo benissimo. Insomma, lei fu contenta, ma certo mi colpì molto, ecco, perché non era la stessa Lidia Simoneschi, così raggiante. Certo, stava male, direi tu, lo so, però insomma l'ho vista in un luogo che non lo dimenticherò mai. Senti, vorrei adesso che
parlassi dell'attività che svolge Federico, tuo figlio, sì, nell'ambito del doppiaggio, anche perché ho avuto il piacere di invitarlo ad un festival e lui tenne una lezione magistrale sull'adattamento dei testi. Sì, mi fa piacere anche questo. Intanto ci tengo a dire che comunque ho due figli, Alberto e Federico, solo che tu hai conosciuto giustamente Federico, perché Federico appunto fa l'adattatore, e devo anche poi, anzi, riconoscerti io personalmente questo, veramente questo merito di essere stato il primo, a, naturalmente da parte tua che sei la persona che sei, a dargli lo spazio che meritava, pur essendo giovanissimo ancora, appunto era una delle prime volte che si presentava così in pubblico, e mi sembra che poi fu all'altezza della situazione, no? Certo. Nel senso che me l'hai detto tu, se no appunto sono una mamma, dice, deve parlare bene, no? E insomma se la cavò a fare questa cosa, no? Che doveva fare questa dimostrazione, e oggi questo lo posso dire proprio apertamente, sinceramente, perché ormai sono 20 anni che lo fa ed è riconosciutissimo da tutti, è veramente bravissimo come adattatore, perché lo fa con entusiasmo, perché naturalmente tutto va fatto con entusiasmo, è logico, no? Qualunque lavoro, ma nel lavoro dell'adattatore se si fa bene è difficilissimo ed è utilissimo per noi quando andiamo al leggio, per il direttore che non deve stare lì a correggere eccetera, e lui lo fa veramente ed è stimatissimo, e di questo sono veramente orgogliosa. E adesso tu che attività svolgi, in quale ambiti? Sei direttrice in film? Dunque sì, io adesso sono diversi anni naturalmente che faccio anche la direzione, e anche questo mi piace molto, perché mi piace quando devo distribuire i doppiatori sugli attori, e quindi è molto, molto bella come cosa, perché appunto è come un regista, no, che fa il casting di una cosa di cinema o di televisione, e quindi la prima cosa è scegliere le voci, e questo mi piace molto. E poi mi piace proprio anche dirigere, perché è una cosa diversa, insomma, che poi sono veramente diverse le due cose, non è detto, insomma, che possa piacere sia l'uno o l'altro, e che si possa fare sia uno che l'altro nella stessa maniera, voglio dire. Per cui a me piacciono tutte e due, sia far l'attrice che la direzione, senz'altro, ma dirigo tutto quello che c'è da dirigere. Adesso ho fatto per anni, insomma, ho fatto tante cose, film, serie, televisive, tutto quanto, e oltretutto ho anche una mia società dove appunto abbiamo fatto veramente bellissime cose, adesso non sto qui a elencare perché mi sembra il caso, però ecco, adesso in questo momento anche per la mia società faccio, adesso ultimamente abbiamo fatto dei lavori qui in questo posto dove praticamente sono ormai da anni a dirigere. Questo posto qual è? Questo posto in cui sto lavorando è la Multimedia Network di Nicola Bruno, che appunto sono molto tecnologicamente, ho preso una papera, avanzati, sono tutti giovani, cominciando appunto dallo stesso Nicola Bruno. E finendo a Vittoria Ferbi. Come? E finendo a... Ah, beh, io naturalmente come direzione artistica del doppiaggio sicuramente, insomma, se devo dare qualche consiglio. Dal punto di vista giovane della... Ah, tu parli di quello, beh, grazie. No, ma, ascolta, ma se arriva adesso un film di Lee Woolman, sì, chi si può permettere di cambiare la tua voce su quell'attrice? Beh, no, adesso permettere è una parola che mai passato, una parola che insomma non posso, questa palla che mi hai passato, di dirla, palla nel senso è calcistico, no, palla nel senso di... no, permettere una parola troppo... Questa, ti ringrazio, vuol dire che a te piace la mia voce su Lee Woolman, va benissimo, benissimo. Mi fa piacere, però va bene, insomma io so che l'ho conosciuta e che mi è piaciuta tanto,
Ed evidentemente sono piaciuta anch'io a lei, perché veramente era sorridente, contenta, perché sai, non sai mai, no, quando incontri questi mostri sacri, perché è veramente stupenda. E allora i suoi occhi azzurri e i miei occhi più scuri si sono incontrati, ci siamo abbracciati e lei mi ha detto: ma tu devi fare teatro. Naturalmente lei parlava in inglese, io nel mio inglese, che comunque insomma so anche, ma non, naturalmente in svedese non avrei capito assolutamente niente. E quindi mi ha detto: tu devi fare assolutamente teatro. Era allibita, perché dice: ma guarda, io sono contentissima, lo dico perché veramente. Poi c'è anche uno scritto su un suo libro che tu conosci benissimo, in cui mi dice appunto: sono contenta che tu abbia condiviso il tuo talento con me. E poi mi ha firmato addirittura, questo lo dico da fanatica, perché veramente non, ancora non ci credo, la firma è: la tua voce norvegese. Ma pensa una cosa, dico, ecco, una cosa che non mi sarei mai aspettato, per cui sono fanatica in questo momento, sì. Bene, grazie. Grazie a te, grazie a te, grazie a te.